Vogliamo rivolgerci alla scrittura, la meravigliosa, insostituibile parola di Dio, perché sapete, Dio non salva in modi particolari, noi non è che dobbiamo fare chissà che cosa, il canto è bello, ma Dio non salva attraverso il canto o altre cose. Dio salva, dice la Bibbia, attraverso la predicazione della parola di Dio. È piaciuto a Dio, dice la scrittura, quindi non ci sono altri modi, altri metodi perché le persone possono essere salvate. Quindi la cosa più importante è sempre annunciare la parola di Dio. Prima epistola di Pietro, capitolo 2, dal versetto 1, leggiamo: sbarazzandovi di ogni cattiveria, di ogni frode, dell'ipocrisia, delle invidie e di ogni maldicenza. Come bambini appena nati, desiderate il puro latte spirituale, perché con esso cresciate per la salvezza, se davvero avete gustato che il Signore è buono. Crescere per la salvezza. Essere salvati è importante, è fondamentale, così come la conseguenza della nuova nascita produce la crescita spirituale. Chi nasce, se ha una buona salute, cresce. Chi è nato, se non cresce, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Questo vale da un punto di vista fisico, ma vale anche da un punto di vista spirituale, per quanto riguarda la nostra vita spirituale, per quanto riguarda il nostro rapporto con il Signore. Se un credente che è nato di nuovo non cresce, vuol dire che c'è qualcosa di particolare nella sua vita che non va. C'è una causa, un motivo che non gli consente di crescere. L'apostolo Paolo mette in evidenza nelle sue epistole, così come anche l'apostolo Pietro, quali sono le caratteristiche di chi è maturo, di chi cresce nel Signore. Perché sapete, fratelli, apro e chiudo una parentesi, c'è una differenza tra invecchiare nel Signore e crescere nel Signore. Dopo tanti anni ci sono dei credenti che sono invecchiati nel Signore, ma non sono cresciuti nel Signore. E dicevo, l'apostolo Paolo, l'apostolo Pietro mettono in evidenza diverse peculiarità dei credenti che crescono, dei credenti maturi. E una di queste caratteristiche è la capacità di discernere il bene dal male. Fare il bene, fare la volontà di Dio, adoperarsi per fare la volontà del Signore. Ma non parleremo tanto di quella che è la crescita come caratteristiche della maturità cristiana, ma della necessità di crescere per la salvezza. Il credente può crescere, come dicevo, se è nato, se ha sperimentato l'opera della rigenerazione, se per la virtù dello Spirito Santo e della parola di Dio, secondo l'opera di Gesù, ha fatto l'esperienza della nuova nascita o della rigenerazione o è diventata una nuova creatura. Chi è diventato una nuova creatura, da quel momento in poi cresce. Notate cosa dice il versetto 3 al riguardo: se davvero avete gustato che il Signore è buono. Crescete per la salvezza se davvero avete gustato che il Signore è buono. Se davvero, cioè se c'è stata l'esperienza della nuova nascita, se la vostra esperienza di rigenerazione è stata un'esperienza genuina. Fratelli, non vi scandalizzate se dico qualcosa. Ci sono tante esperienze che non sono genuine. Sono così passeggere, sono esperienze superficiali che dopo un po'
chi magari viene al culto, ascolta la parola, si commuove anche davanti a Dio, perde quello che ha ricevuto, perché non c'è stata un'esperienza profonda di salvezza, di nuova nascita. Se davvero, fratelli, siamo nati davvero? Fratelli, abbiamo fatto davvero l'esperienza della nuova nascita? Chi ha avuto la gioia di avere un figlio dei figli, quando a casa è arrivato un figlio se n'è accorto. Non è che la presenza di un figlio lascia la famiglia così, come se niente fosse. L'arrivo di un bambino a casa si vede. Dici, da che cosa? Da tutto! C'è la sua presenza, e la presenza di un bambino in un matrimonio si vede, non si può negare. Così quando una persona nasce di nuovo, un peccatore, si converte, si vede. Dici, da che cosa? Da tutto. Chi è nato di nuovo non deve andare in giro e dire che è nato di nuovo, perché se è nato di nuovo si vede. Chi è nato di nuovo non deve dire che lui è diventato un figlio di Dio, perché i figli di Dio si vedono. Qualcuno dirà, da che cosa si vedono? Dalla chiesa che frequentano, dagli ambienti che frequentano, da come si comporta, da come si veste, da come parla, da tutto. Chi è nato di nuovo si vede da tutto. Se davvero un'esperienza genuina è l'esperienza della nuova nascita, un'esperienza reale, avete gustato. Notate come l'apostolo usa proprio questo termine per esprimere quelle che sono le caratteristiche della nuova nascita: gustare. E qui ci ricorda quello che dice il salmista: gustate e vedrete quanto il Signore è buono, non per sentito dire, ma per esperienza personale. Dice ancora l'apostolo Paolo: voglio che sappiate per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Non esperienze di seconda mano, non per sentito dire, non perché ce l'hanno raccontato, perché lo abbiamo gustato, lo abbiamo sperimentato, lo abbiamo realizzato. E quando una persona realizza l'amore di Dio, sperimenta il perdono dei propri peccati, la grazia di Dio, è un'altra persona. Le cose vecchie sono passate, tutto è diventato nuovo. Abbiamo sentito nella testimonianza: nessuno mi ha detto che dovevo smettere di fumare, che dovevo smettere il gioco d'azzardo, che dovevo smettere con la vecchia vita. Perché la Bibbia dice, è Paolo che scrive, la grazia di Dio ci ammaestra a vivere giustamente, piamente, temperatamente. È la grazia di Dio, è lo Spirito Santo che dimora nel cuore del credente, che guida il credente, che lo libera dai legami, che lo porta a fare la volontà di Dio. Chi ha conosciuto il Signore gusta e vive la grazia del Signore, e questo si vede da tutto. Un'esperienza genuina, un'esperienza reale, un'esperienza efficace. Se davvero avete gustato che il Signore è buono, che il Signore è buono, non avete sentito che il Signore è buono, avete gustato che il Signore è buono. Sapete, fratelli e sorelle, chi veramente ha gustato che il Signore è buono non avrà mai più dubbi sul Signore. Io ho tanti dubbi, dicono alcuni. Io, fratello, ho dei dubbi, ho fatto il battesimo in acqua, ma ho dei dubbi. Chi ha conosciuto il Signore non ha dubbi. Dice, come il cieco nato, una cosa so, io ero cieco, ci vedo. Lui ci vedeva, lo poteva dire, lo vedeva e vedeva. E quindi era chiaro, prima non ci vedeva, ora ci vedeva. Chi ha gustato davvero che il Signore è buono non può avere dubbi. Lo ha sperimentato personalmente.
Vedete? Se non c'è un'esperienza genuina, ci saranno tanti dubbi. Se c'è un'esperienza superficiale, alla prima occasione, alle prime difficoltà, alle prime opposizioni, si verrà meno. Lo dicevo poc'anzi, fratelli, sorelle, la vita cristiana non è una passeggiata. Ma perché noi abbiamo problemi? Ha voglia, come gli altri, di più. Perché? Perché noi abbiamo problemi di malattia, come tutti. No, il credente se crede non sarà più malato, ne parliamo quando sarai malato. Il credente se crede non ha più problemi economici, non ha più problemi lavorativi, non ha più problemi familiari. Non è vero, abbiamo i problemi come tutti. Cioè, allora qual è la differenza? Che il Signore ci sostiene, che il Signore ci dà la forza, che il Signore ci fortifica. E quando il Signore permette che dobbiamo rimanere nei problemi, nelle difficoltà, nelle avversità, la sua grazia ci basta. Andiamo avanti e onoriamo Dio. In più abbiamo dei problemi che coloro che non conoscono il Signore non hanno. Quali? Fare la volontà di Dio, ma farla sul serio, fratelli e sorelle, perché la volontà di Dio non è una passeggiata. Chi può dire questa sera che Gesù con lui ha fatto... non ha fatto sul serio? Chi può dire che Gesù non è stato serio con lui? Fratelli, sorelle, Gesù, passatemi questa espressione, quando moriva sulla croce, la nostra salvezza è stata prioritaria. Per lui aveva uno scopo, un obiettivo: salvarci, redimerci. Dove siamo quando si tratta di onorarlo? Quando si tratta di fare la sua volontà? Quando si tratta di testimoniare? Ma io non posso? Meno male che Gesù non ha detto io non posso. Ma io non ce la faccio? Meno male che Gesù non ha detto io non ce la faccio. Alcuni che dicono vergogna, non ho tempo. Ma perché Gesù l'ha trovato il tempo per noi? Non poteva Gesù dire che non aveva tempo? Il creatore del cielo e della terra ne aveva di cose da pensare, ne aveva di cose da fare. Eppure ha lasciato la gloria per venire sulla terra, ci ha dedicato la vita, ci ha dedicato il tempo, ci ha dedicato tutto, lui e noi. Signore, liberaci. Signore, perdonaci quando non ti diamo l'onore, la lode e la gloria. Prima questo, prima quest'altro. Se tu hai gustato che il Signore è buono, prima il Signore. E tutto il resto è secondario, tutto il resto diventerà secondario. Fare la volontà di Dio, crescere per la salvezza, se abbiamo gustato che il Signore è buono. E dicevo, ci sono difficoltà, ci sono persecuzioni. Fai sul serio col Signore, vai per le strade a raccontare chi è Gesù. Proclama l'Evangelo e vedrai quante opposizioni incontrerai. Io non ho grossi problemi. Certo, te ne stai nel tuo angolino. È normale che non hai problema. Schierati, schierati per servire Dio e vedrai gli insulti, vedrai le offese, vedrai le opposizioni. Fratelli, coloro che hanno come scopo, obiettivo, quello di far conoscere Gesù, hanno l'inferno contro, ma hanno Gesù dalla loro parte. Tu vuoi vivere la tua vita tranquillo, vuoi la guarigione, vuoi rallegrarti, il diavolo ti lascia tranquillo. Vuoi annunciare la salvezza in Cristo Gesù, tu ti metti su un campo pericoloso, perché gli si schiererà contro di te. Tutte le podestà, i principati, le autorità saranno contro di te. Dici, no fratello, questo mi fa paura. Fuori codardi! Nel Regno dei Cieli non c'è posto per i codardi, perché fare la volontà di Dio è una cosa seria. Mettere il Signore al primo posto, costi quel che costi. Dice l'Apostolo Paolo, e quanto mi piace quel personaggio. Vorrei essere un centesimo di quello che era lui. Per me il vivere è Cristo. Io non faccio nessun conto della mia vita come se mi fosse cara, perché io devo adempiere il mandato, che è quello di far conoscere Gesù, di annunciare l'Evangelo, di proclamare la parola di Dio. Costi quel che costi. Sono pronto per essere offerto a mo' di libazione, dice anche. Il tempo della mia partenza è giunta. Si va a casa. E allora il Signore ci dirà, ben fatto mio buono e fedel servitore. Ma se noi abbiamo pensato soltanto ai nostri affari, non ci dirà, ben fatto mio buono e fedel servitore. Il talento, i talenti che Dio ti ha dato, li stai usando?
Fratello, ma io non ho 5 talenti, ma almeno uno ce l'hai. Per la gloria di Dio. Crescere per la salvezza perché abbiamo sperimentato l'opera di Dio. Ma c'è un altro aspetto molto importante. Dobbiamo liberarci da ogni cosa negativa. Sbarazzandovi. Notate il termine, il verbo usato. Sbarazzarsi. Un'azione decisa, energica, che il credente deve fare. Sbarazzarsi. Non lasciare, non abbandonare, non liberarsi, sbarazzarsi. Alcuni, anziché sbarazzarsi di queste cose, le cercano, sono attirati. Perché? Perché non c'è nuova nascita. Quando c'è la nuova nascita, quando si cresce per la salvezza, allora tutto quello che non piace al Signore viene tolto. Sì, il credente si sbarazza. Di che cosa? Di ogni cattiveria. Notate come dice qui l'Apostolo Pietro, di ogni cattiveria. Non dice della cattiveria, di ogni cattiveria. Non solo la cattiveria come azione, non solo la cattiveria come atteggiamento, non solo la cattiveria come parola, la cattiveria come sentimento. E Dio conosce se nel nostro cuore c'è anche soltanto un po' di cattiveria. Se nel nostro cuore c'è della cattiveria, noi dobbiamo fare i conti con Dio. Non vi ingannate, non si può beffare Dio, dice la Scrittura. Dio conosce in questo momento il cuore di ciascuno di noi, e se anche c'è nel mio, nel tuo cuore, un pizzico di cattiveria, noi non cresceremo per la salvezza. Signore, aiutaci. Ogni cattiveria. Vi ricordo che l'Apostolo Pietro sta scrivendo a dei credenti. Con altre cose non si converte nessuno. Le persone si convertono con il puro latte, così come le persone non si convertono se non con l'ascolto della predicazione. Il credente non cresce se non per mezzo della parola. È la parola. Vuoi crescere? Vuoi fortificarti? Vuoi essere forte nel Signore? Ti stai nutrendo regolarmente della parola di Dio? Ti cibi della parola del Signore? L'ascolti? Ti diletti nell'ascoltarla? La leggi, la mediti giorno e notte a casa tua, allora crescerai. Il puro latte spirituale, con esso cresciate. La crescita per la salvezza. Sei salvato? Accetta Gesù e questa sera Egli ti salverà. Sei salvato? Stai crescendo? Stai crescendo? Perché non basta essere nati di nascere di nuovo. Bisogna crescere, bisogna maturare, bisogna fortificarsi nelle vie del Signore. Questo è quello che il Signore vuole dalla nostra vita.